Intanto non si può parlare di Conegliano Futura senza parlare di quello che sta accadendo nel mondo. Conegliano è una parte del mondo e quindi la riflessione di stasera non è sulle piccole cose, ma sui grandi processi che investono anche Conegliano. E solo comprendendo ciò che accade all'intorno di Conegliano puoi domandarti che cosa posso fare io nel concreto. Quindi è una prima riflessione che abbraccia lo scenario intorno a noi, per preparare poi un altro incontro che sarà dedicato proprio al che cosa fare qui oggi in concreto, alle grandi scelte locali che sono legate a vicende più grandi di Conegliano. Bisogna ragionare in termini territoriali e dopodiché ognuno fa la propria parte a casa propria. Secondo lei quali sono le sfide più attuali, gli aspetti più urgenti da trattare? Beh, un tema fondamentale è la qualità della vita. Che significa qualità del territorio, significa attrattività rispetto alle persone che non vivono e dovrebbero venire a Conegliano. Il tema di fondo è portare gente giovane a vivere in queste città, a rianimarle, a rianimare il commercio e anche a creare una comunità più vitale, piena di giovani, con più idee. Bisogna dare un buon motivo per venire a vivere a Conegliano. Secondo lei per il futuro dobbiamo essere più ottimisti o più pessimisti? Assolutamente, noi giovani non possiamo che essere ottimisti e stasera abbiamo una quantità di giovani proprio per caricare le batterie, tutti presenti con i capelli bianchi.